pure a Roma. Sì. Ok, fai in modo che non si copra però. Presentazione? No, a 6, a 6. Solo per presentazione. Facciamo una targa, quindi evitate solo a 8 in poi di passare in mezzo. Online con Gianmarco, mettitela e parlate voi due. Thank you.
Meraviglioso, qui la Supernova oggi gioca la gara odierna con Cevolini, numero 6 Battista, numero 10 Maruca, numero 14 Tognazzi, numero 18 il capitano, numero 20 Martinez, ex di turno, numero 20 Casoli, Stefano Foglietti. Per la Supernova Fiumicino con il numero 0 Francesco Gori, numero 1 Daniele Grilli, numero 2 Oni Akbara, con il numero 6 Eugenio Fanti, numero 7 Pier Di Du, numero 11 Andrea Martino, numero 14 Michael Lemmy, numero 16 Valerio Saffiero, 17 Basidar Avramov, numero 7 Levan Babiloze, con il numero 7 il capitano Pier Di Du, allenatori Davide Bonora, Maurizio Paschinelli e Ferdinando De Maria. Dunque benvenuti a questa gara interna della Supernova in questo bellissimo nuovo impianto, sito nella zona nord di Roma. Un impianto degno di nota che speriamo porti fortuna al finale di stagioni della squadra di Davide Bonora, impegnata in questa fase di play-in e poi sicuramente nei play-off, e passa anche per questa gara e per le prossime la situazione di classifica finale che poi porterà al tabellone finale. Andiamo a vedere gli arbitri, che sono i signori Collura di Roma e Rizzuto di Latina, pronte per la prima e unica palla a due dell'incontro per Supernova. Grilli, andiamo a vedere i quintetti con Grilli, Lemmi, Staffieri, Di Martino, Avramov, per Loreto, Pesaro, i quintetti con il numero di Broglia, con il numero 20 Martinez, con
andiamo a scorgere noi in tempo reale i quintetti di Loreto Pesaro. Presentano un bellissimo numero giallo in campo, numero bianco in campo giallo, Battisti, no? Che i nomi si vedono anche dal di dietro grazie ai caratteri neri. Pronti per la prima e unica palla 2 dell'incontro, Martinez insieme a Michael Lemmy. La prima palla premia subito la Supernova, Avramov, posizione per lo scarico per Lemmy che ribalta il lato, cercano le soluzioni interne Supernova con Avramov dentro per Grilli, subito raddoppiato, la palla scaricata per Lemmy, non dicono che c'è fallo, subisce fallo Michael Lemmy, 2 tiri per il 14 in maglia Supernova, 2 liberi lui, 9:42 al termine del primo periodo, pronto primo viaggio in lunetta per la Supernova, pronto Lemmy con la mano mancina. Ferro è fuori purtroppo per loro. Pronto per il secondo personale Lemmy, alza la parabola, dentro solo rete per lui, la rimessa di Loreto con Battisti, viene in attacco con Avramo, l'uscita alta per Loreto, palla dentro per Battisti contro Saffieri che tiene, arriva a raddoppio dal lato debolo, schiena ancora per Battisti, si ribalta per Martinez, 3 secondi, 2 secondi, alza la tripla Alex, rimbalzo del numero 11 Andrea Martino, corre la Supernova con Martino che non trova la coordinazione per il tiro, il contropiede di Loreto, il fallo tattico di Avramov a fermare il contropiede della squadra marchigiana, la rimessa in zona di attacco, 9:08 al termine del primo periodo, pronta la rimessa di Loreto, la palla a Maruca, lo scarica ancora, gioco perimetrale, blocco basso di Martinez che vuole la posizione, la palla è un po' lunga, la recupera lui, vuole uno contro uno, contro Grilli, uno contro uno, ancora lo scarico, la tripla non va, appoggia, salta e appoggia il primo canestro, la squadra ospite con il numero 18, capitano Broglia, torna di qua subito la Supernova, 1 per Sumicino, 2 per Loreto. Ora scarico di Grilli, attacca il canestro, scarica per Martino, il consegnato per Grilli, perfetto il gioco a due, prende contatto, vuole salire, non trova l'appoggio Martino, si ribalta per Avramov, 3 secondi, 2 secondi, infrazione di passi di partenza e rimessa in zona di difesa per Loreto Pesaro, da Broglia a Battisti, con Cipriani, Martinez, completano il quintetto, fuori Martinez, ancora ribaltamento per Battisti, il taglio di Martinez ai 4 metri contro Lemmy, vuole l'attacco, lo scarico dentro, c'è il fallo di Staffieri sulla rotazione difensiva, arrivato un po' con un po' di ritardo, fallo e 2 liberi per Loreto Pesaro, quando mancano 8 e 12 al termine del primissimo periodo. Vallonetta il numero 7 Cipriani, primo viaggio in lunetta per Pesaro, pronto Cipriani, linea del personale, alza la parabola sul ferro esterno e va via, pronto per il secondo personale, alza Cipriani il secondo libero, solo rete, 3-1 per Pesaro, riattacca dall'altra parte, pronta a ripartire con Lemmy, Fiumicino, arriva Staffieri per il consegnato, passa e lascia ad Avramov la facoltà, Martino il consegnato per Grilli che trova lo spazio, attacca il ferro, va fino in fondo, il canestro di Grilli per il 3 pari, Battisti, l'uscita in guardia sinistra per Pesaro, attacco al pitturato, riempie bene l'aria questa volta la Supernova, ancora per Broglia contro Lemmy, va dentro uno contro uno, usa molto bene il corpo, appoggia al vetro e rovesciata per il 5-3 Loreto, si ribalta ancora Lemmy per Grilli, il blocco, il gioco a due non c'è, si va da Andrea Martino, dentro per
per Lemmy, movimento sul perno, infrazione di passi, dicono gli arbitri, per cui c'è la rimessa, spiegando coach Pasquinelli cosa fare, perché questo fastio. La rimessa di Marucca per Cipriani, schema gioco 2 in attacco per la Loreto con Cipriani, non c'è la ricezione perché Staffieri nega bene il tutto. Martinez con l'attacco al canestro, step back cadendo all'indietro, la palla va sul ferro, non c'è taglio fuori, c'è il rimbalzo ancora di Broglia, dentro ancora per Martinez, più basso contro Lempi, contro Lemmy, vuole 1-1, grande assist di Martinez per il canestro di Cipriani. 7-3 per Pesaro quando mancano 6:42 al termine del primo periodo, con Andrea Martino col palleggio fuori per Griglia, attacca l'area, lo scarica ancora per Martino, non c'è il consegnato, va dentro usando il corpo, c'è il fallo sanzionato alla difesa nella persona del numero 18 Broglia, e dunque andrà in lunetta Andrea Martino per due personali, 3 per Fiumicino, 7 per Pesaro, 6:30 al termine del primo periodo. Andrea Martino, maglia numero 11 in lunetta, pronto a alzare il primo dei due liberi, a segno solo rete per l'11 in maglia bianca, maglia di casa oggi. Secondo personale per Martino, alza la parabola sul ferro, rimbalzo è di Martinez che l'appoggia a Battisti, si va da Martinez, l'uscita in guardia, vuole tiro a 3, gioca a 2, non c'è perché il vicino nega subito, gioca a 2, Martinez sotto contro Staffieri, ribalta per Battisti, palleggio, arresto, non c'è, va da sotto, sbaglia, buona difesa questa volta di Armo che vuole correre. Ancora attacco di Fiumicino, sale Martino, pick and roll, non c'è ribaltamento, la palla spizzata dalla difesa di Pesaro, c'è la rimessa in zona di attacco per la Supernova. 5:57 al termine del primo periodo, con Valerio Staffieri pronto per la rimessa. L'uscita di Grilli, riceve lui fuori dalla linea dei tre punti, ancora Paramovi in uscita, braccato da Cipriani, arriva immediatamente il pick and roll, Andrea Martino per lui, centro dell'area, scarica per Lemmy che va a schiacciare, coinvolgendo il numeroso pubblico che è giunto qua, azione spettacolare di Michael Lemmy, pronto, bellissimo scarico di Martino, assist per lui, 7-6, 5:34 Cipriani, attacca il pitturato Battisti, anche lo scarico Broglia, ancora Battisti fuori da due, crediamo nell'errore, rimbalzo di Martino che l'appoggia per Lemmy che la consegna per Grilli, vuole pick and roll con Martino, c'è l'uscita di Cipriani ritenuta regolare dagli arbitri con contatto un po' così dubbio, comunque rimessa in zona di attacco per la Supernova. 5 minuti 18 i secondi da giocare al termine del primo periodo, pronti per la rimessa con Staffieri, il taglio di Avramova, ricevere altissimo per lui, Grilli fuori dai blocchi con Martino, vediamo se c'è subito pick and roll, sì c'è pick and roll, ma legge bene Grilli, appoggia al vetro, gran canestro di tocco di Grilli che usa molto bene il vetro per il vantaggio Supernova, 8-7 a 5 minuti precisi alla fine del primo periodo. Per Broglia, 1-1 contro Staffieri, vantaggio centimetrico, scarico, ribalta ancora bene Loredo, va fino al ferro, c'è il canestro, molto bello nonostante l'opposizione di Staffieri. Riparte Avramo, 8-9, 8 per chi attacca, 9 per chi difende, fuori per Martino, si ribalta ancora per Grilli, vuole pick and roll Martino, Grilli va invece dal lato opposto, ribalta per Lemmy che alza la tripla, Michael Lemmy, più 2 Fiumicino, 11-9, 4:19 da giocare. Cipriani non c'è, ancora Martinez, segue molto bene il taglio Valerio Staffieri, frazione di passi di Martinez, decretano gli arbitri, c'è il cambio, nel primo cambio nelle file Supernova,
va a riposare Valerio Staffieri, entra con numero 7-7 Babilozze, cambia anche in casa Pesaro, va fuori Battisti con il 23 Casoni. 4-11 al termine del primo periodo di gioco. Avramo col palleggio, viene via, braccato da Cipriani, l'uscita di Babilozze, si ribalta per Martino, esce poi bene Avramo dai blocchi, trova il tiro da tre punti che purtroppo per Fiumicino va sul ferro, Martinez, Cipriani, ancora Martinez, scarica ancora per Casoni, alza la tripla, se ne va sul ferro, la prende Martino, rimbalzo che l'appoggia per Avramov, dove vuole, prova a correre ma non c'è, rientra bene la Loredo Pesaro, ancora Grilli che trova spazi nella difesa marchigiana, purtroppo beffato dal ferro l'uno in maglia Supernova, la corsa di Pesaro che vuole giocare, rinuncia al contropiede con Broglia, l'uno contro uno, c'è il fallo della difesa di Grilli, decidono gli arbitri, dovrebbe essere rimessa perché ancora non si è raggiunto il bonus, sì, rimessa da sotto in zona di attacco per Loredo Pesaro, pronti i blocchi, l'uscita non c'è, ancora un taglio di Casoni, Broglia va a consegnare la palla, vuole gioco a due, tutti fermi, vuole 8-7-6, fallo prima del tiro, decretano gli arbitri, fallo prima del tiro, decretano gli arbitri, per cui c'è, ci sarà solo rimessa, dovrebbe essere il primo fallo di Andrea Martino, pronto Pier Didù, il capitano in campo va a rimpiazzare Lemmi, la rimessa in zona di attacco per Pesaro con numero 7 Cipriani, ancora indietro per Marucca che alza la tripla, non va, la rimbalza di Pier Didù per Vicino che vuole correre, 3-4 fine del primo periodo per Avramo, vuole Martino la palla in più basso contro Martinez, l'ex di turno, scarica per Grilli, trova la tripla, piedi per terra Grilli e c'è time out per Pesaro che accusa il primo svantaggio, il primo mini break per quanto riguarda Supernova, e infatti abbiamo messo male il tabellone, 14 per Supernova, 9 per Loreto, 4 i falli di squadra, bonus raggiunto dal prossimo, situazione, 2 falli per Loreto Pesaro, inizio sicuramente buono Supernova che tiene in difesa, trova una buonissima circolazione in attacco e va a trovare, ha trovato due canestre abbastanza facili. Dunque time out in campo, time out per noi, andiamo in leggerissima pausa. Finisce il time out alla IBK Arena, 2:55 da giocare, Supernova 14, Loredo 9, una Loredo insomma che ancora fatica a fare canestro. Farà molto attrezzata del tiro da tre punti quest'oggi, fino a questo momento non sembra essere la migliore soluzione, vediamo se ci sono cambi nei due quintetti, non ci sono, qui rimane vicino con Babilozza, Avramo, Grilli, Didù e Andrea Martino, Cipriani per la Loreto, l'uscita dai blocchi di Martinez, uno contro uno, cioè Didù a coprire, ad aiutare Casoni, va di fisico per Broglia, attacca al pitturato, fuori ancora per Casoni, la tripla di Casoni per il meno 2 Loreto, scarico dalla parte lontano, troppo lontano per ruotare per Fiumicino, torna attacco con Babilozze, l'uscita di Grilli dai blocchi, Cipriani si attacca a lui, brutto il passaggio, la transizione di Casoni per il pareggio immediato, 5-0 della squadra ospite quando mancano 2:10 dalla fine. Gli arbitri premiano Fiumicino che ha 7 secondi per passare la metà campo. Rientra Staffieri in luogo di Avramov.
cambia anche nelle file di Loredo. Tognacci va in luogo di Martinez. La rimessa di Valerio Saffieri, 7 secondi per passare la metà. Subito per Martino, non dà pressione Pesaro, dunque Fiumicino Supernova può passare immediatamente la metà campo. Fuori per Valerio Saffieri, si muove Grilli in uscita del blocco, usa molto bene il corpo per ricevere il piccherò di Martino. Cambio sul piccherò, Grillo scarico per Babiloze, dentro per Martino. C'è il fallo sulla rotazione difensiva di Cipriani, andrà a lunetta Andrea Martino. 1:47 al termine del primo periodo di gioco. Cambi nelle file marchigiane, doppio cambio. Va fuori Cipriani, entra col numero 1 Rupil, rientra, va fuori anche Maruca con il numero 10 e rientra con il numero 6 Battisti. Due liberi intanto per Andrea Martino, che andrà a completare un altro viaggio in lunetta per lui. Si asciuga il parquet. Andrea Martino deve a disposizione due personali da tirare. Cambi nelle file di Loredo Pesaro. In campo con il numero 3 sopra ingrosso Lovisotto in luogo del capitano Broglia. Martino pronto dalla linea del personale a colloquiare il numero 3 Lovisotto. Credo sia un problema con il sovrammaglia, che ricordo che per regolamento nelle serie anzi, deve essere uguale alla maglia di gioco, dunque deve levarsi la maglia di sotto, Lovisotto, e restare solo con la canotta. Ricordiamo che insomma che sovrammaglia, a parte le coperture ortopediche, devono essere dello stesso colore della maglia. Pronto Akbara sul cubo dei cambi per Fiumicino. Si prepara Martino per due personali. A segno Andrea Martino, vantaggio di nuovo Fiumicino, 15-14. Pronto per il suo secondo personale. L'errore di Martino, rimbalzo di Casoni che appoggia per Battisti, il nuovo attacco della Loredo quando mancano 100 secondi in questo momento al termine del primo periodo. Dentro per Casoni, uno contro uno con Grilli, movimento in rotazione, c'è l'errore, buono il taglio fuori in difesa di Supernova che attacca il ferro, non trova nessuno, Abramov a segno, personale Babiloze, cost to cost, attacca il canestro, usa molto bene il vetro, trova lo spazio, di potenza, più 3 Supernova. Battisti fuori, la uscita dei blocchi, il tiro da 3, si lamentano di un contatto Loredo ma l'arbitrino di no, il mancino, l'errore, rimbalzo di Martino per Staffieri, prova a spingere la transizione. Ancora il 7-7 Babiloze, vuole uno contro uno, scarica in passe per Martino, attende l'arrivo di Grilli per il consegnato, esce da 3 punti, la palla sul ferro. 47 secondi al termine del primo periodo. Uno contro uno di Loredo, c'è il fallo difensivo, dicono gli arbitri. Tiene il corpo il fallo di Grilli, crediamo, se abbiamo visto bene la segnalazione. Doppio cambio in casa Supernova. Secondo di Grilli infatti, che va fuori il logo di Babiloze, va fuori Martino con il numero 2 Akbara. Due liberi intanto per Loredo Pesaro con Tognacci. 42 i secondi, 6 centesimi al termine del primo quarto. Pronto Tognacci per Loredo, la linea del personale, segno il primo, ne ha ancora uno. Parte il secondo, a segno 17 Fiumicino, 16 Loredo Pesaro. Vero Staffieri, pressione di playmaker, chiama lui il gioco d'attacco, blocchi dal lato opposto, l'uscita di Akbara che veramente deve andare dentro a portare qualche blocco, eccolo qua per Pierre Didou.
8 secondi, 7 al termine, 6, 5, sta Fieri, attacca al pitturato, step back, cadendo all'indietro, prova di due a prendere la palla, 17 secondi, vuole la copertura difensiva coach Pasquinelli per Battisti. Sette secondi, 6, 5, 4, 3, Battisti trova l'angolo, infrazione di linea, dicono gli arbitri. Un secondo e 4 per la rimessa. La rimessa di Supernova con un secondo e 4 centesimi da giocare. Infrazione di Babiloze, con l'arbitro dicono, credo di interpretare, che ha messo un piede in campo, per cui ha messo un piede in campo, credo di interpretare il tutto. Un secondo e 4 questa volta è per la Loreto Pesaro, che può capitalizzare al limite un'uscita da un blocco o un taglio verso canestro, vediamo cosa avrà deciso il calcio Cevolini. L'uscita a Casoni in angolo, vuole dare il tiro per Broglia, che butta la palla così in fase di disperazione, finisce con un punto di vantaggio per la Supernova, 17 a 16. Un buon primo quarto per la squadra di coach Pasquinelli e Bonora, e dunque il mini vantaggio, 2 minuti di intervallo, andiamo anche noi in pausa. Torniamo per il secondo quarto ancora qui dalla EBK Arena, prima gara in questo nuovo stupendo impianto con la Supernova che ospita Loreto Pesaro. Pronti per il secondo quarto, vediamo gli schieramenti in campo. Babiloze, Avramov, Staffieri, di due Akbara per coach Maurizio Pasquinelli, Battisti, Rupil per Pesaro, cerchiamo di capire il tiro, arresto e tiro di Rupil, va dentro per il più uno Pesaro, palleggia arresto e tiro, cosa più semplice da fare. Staffieri per Babiloze, arriva il taglio di Avramon, non riceve, si va da Akbara che deve ribaltare per Staffieri, ancora per Babiloze, vuole Akbara la palla, andiamo invece al pick and roll e la rotazione, chiude bene Pesaro sulla rollata, arresto e tiro di Avramov che va su Akbara, chiedono l'interferenza a canestro, ma riparte Battisti. 9-19 all'intervallo, lungo Pesaro in attacco, uno di vantaggio per la squadra ospite. Rubil, arresto e tiro, assegno ancora per il più 3 Loreto. Staffieri viene di qua col gioco 4 per Vicino, che ancora non ha realizzato nel secondo quarto. Dentro per Avramov, il più sbassa, attenzione, arriva il quasi un raddoppio, Babiloze trova l'angolo, scarico per Akbara, non c'è Rupil, la transizione di Loreto,
Alleggio, arresto e tiro, la palla se ne va sul ferro, Akbara contrasta il rimbalzo offensivo alla Loreto, cambio, fila nelle file, rientra Michael Lemmy in luogo di Levan Babilozze, riparte Valerio Saffieri per Fiumicino con 8 e 34 da giocare fino all'intervallo lungo, l'uscita di Lemmy, arriva il consegnato per Didu che cerca di stare fredda all'opposto, converge verso il centro, il 16, maglia lo scarico per Akbara, finta, canestro di Akbara. Oni Akbara usa molto bene il corpo, appoggia bene al vetro per il meno 1 supernova. Battisti va a bloccare per rullare, ancora Rupil in uscita, lo insegue Lemmy, passa bene nei blocchi, Rupil step back che non va, si lotta sotto, la palla lunga premia Pesaro che va a canestro con il Tugnacci, ancora più 3 Loredo, 7.50 all'intervallo lungo, col palleggio Staffieri per Lemmy, il consegnato per Pier Didù, fuori per Babilozza, para a bloccare, non rulla, eccolo qua, palla per lui che trova lo spazio, ne fa saltare un paio, cerca il, vogliono il fallo in casa Supernova sul contatto e Loredo lo trova dall'altra parte, il fallo di Lemmy con Battisti, no non va Battisti, abbiamo visto bene, vai il numero 14 Tugnacci, 3 di vantaggio per la Loredo, 7.25 del ballo lungo, prepara il cambio la Supernova con Grilli in luogo di Didù, quintetto con 4 piccoli per Maurizio Pasquinelli, Tugnacci dalla unetta per Loreto, 7.25 all'intervallo lungo, alza la parabola, l'errore, ancora Tugnacci per un altro personale, pronto il 14 in maglia gialla per il secondo personale. Tugnacci, linea del personale, ancora un libero per il 14 in maglia Loreto, questa volta solo rete per il più 4, massimo vantaggio Pesaro, Staffieri, fuori per Lemmy, movimenti in uscita per Avramov, ancora in uscita di Grilli, arriva Staffieri, consegnato per Akbar, ancora per Avramov che alza la tripla che si spegne sul ferro. Riparte Pesaro, Tugnacci, lo scarico per Rupil che alza la tripla, se ne va sul ferro, non c'è taglia fuori in casa Supernova, rimbalzo recuperato da Loredo, attacca il pitturato, scarico, il tiro a segno con lo scarico per Lovisotto, 6 di vantaggio. Akbara fuori ancora per Staffieri che usa bene il blocco di Akbara, dentro per Akbara uno contro uno, invece scarica fuori per Grilli che tira al vetro, la rimessa è in attacco, ovvero per la squadra in maglia bianca Supernova, cambio nelle file Supernova, fuori Akbara, rientra Andrea Martino che ha preso il cosiddetto fiato per Pesaro, rientra Maruca in luogo di Rupil, rimessa in zona di attacco con 7 secondi sul cronometro piccolo per la Supernova, fuori Aramo, arresto e tiro, palla sul ferro, la palla toccata, vediamo gli arbitri cosa decidono, dalla difesa e dunque c'è la rimessa in zona di attacco per Fiumicini con numero 1 Grilli, movimenti sui blocchi per far uscire Staffieri, fuori dai 3 punti, ancora fuori per Abramov, Grilli esce bene dal blocco di Martino per ricevere in maniera pulita, va a cambiare Pesaro con Lovisotto su Grilli, step back dentro per Martino che legge molto bene il cambio difensivo e per cui
canasta di Fiumicino, 21 Fiumicino, 25 Loredo, 5-59 al termine. Fuori ancora dalla posizione di guardia Pesaro, 8 secondi, 7 per tirare, attacca al pitturato, tutta chiusa, Lovisotto, 3 punti per il numero 3 di Pesaro, 28-21, massimo vantaggio, si allunga un po' la forbice per Loreto, il palleggio di Staffieri che cerca e trova Abramov, lo scarico per Martino, scarica per Grill, il fallo da dietro del numero 23 Casoni, andrà in lunetta. Daniele Grilli per due personali per provare ad accorciare ancora il punteggio. Grilli mette la maglia da numero 1, quella della Supernova. Pronti i due personali, 5-28 all'intervallo lungo. Alza la parabola Grilli, a segno. Ancora Grilli, secondo personale, 22 Fiumicino, 28 Loredo, c'è qualcuno di troppo a rimbalzo, dicono gli arbitri. Pronto Grilli per il secondo personale. 2 su 2 per l'1 in maglia bianca, 4 da recuperare per la Supernova. Battisti, fuori ancora per Lovisotto, il consegnato per Tognacci, esce ancora Tissi dentro per Lovisotto contro Martino. Vantaggio il team, bravissimo, arriva Griglia ad aiutare, recupera un prezioso turno per Martino, la transizione per Avramo, dentro per Martino, legge molto bene il taglio di Martino, meno 3 Supernova, 5 precisi al termine prima dell'intervallo lungo, col palleggio, l'uscita ancora, lo scarico per Lovisotto contro Martino, usa il corpo, l'errore, la prende Lemmi che vuole correre. Giocatore molto atletico, il fallo è di Battisti, secondo fallo di squadra per Loreto, la rimessa in zona di attacco per la Supernova, cambia le file di Loreto, va fuori Lovisotto, rientra il capitano Broglia per la squadra in maglia gialla. Pronto Avramov, fuori ancora per Staffieri, l'uscita di Grilli che attacca l'area, chiude bene Tognaccia, riblocco di Martino, ci va da Staffieri, ancora Martino a salire per bloccare Staffieri, la tocca, la toccano sul passaggio del 16 maglia bianca, la corsa di Tognacci, il fallo di Staffieri che chiama gli arbitri, mi mando un'infrazione di passi, e la linea del personale andrà Maruca per la Loreto. Cambio nei file Supernova, va a riposare Valerio Staffieri, rientra il numero 77, Levan Babiloze. Maruca dalla linea del personale, contavano 4-26 all'intervallo lungo. Alza la prima parabola, solo rete, 29 sale Loreto, 25 Fiumicino ancora, 2 per Maruca. Due su due per il 10 in maglia Loredo, la rimessa veloce per Fiumicino che viene dall'altra parte con Avramov. Grilli in uscita dai blocchi, ancora Babiloze segue bene l'uscita, rimane sul blocco Pesaro e Babiloze ha il controllo perfetto della palla per Lemmi, consegnato non c'è, c'è la palla dentro per Grilli, vantaggio centimetrico, Martino alza la tripla che si spegne sul ferro. Per Fiumicino, 3-58, 5 di vantaggio per la squadra in maglia gialla, ovvero la squadra ospite, con Battisti, fuori ancora per Tognacci, ci avremo con lui, va a cambiare lato, il tiro da tre se ne va sul ferro, si lotta a rimbalzo, c'è solo un tap out, non c'è il taglio fuori, la palla dura nelle mani della Loreto Pesaro con Tognacci che attacca al pitturato, palleggio, arresto, tiro, niente da dire. Più 7, movimento eccellente dal punto di vista tecnico. Martino
la rubata di Tognacci che va a scontrarsi ora e fa una buonissima difesa. C'è l'errore ancora. Grilli riceve in posizione precaria ma recupera perfettamente equilibrio, attacca al ferro, non c'è, va a Tognacci a cambiare, fuori per Martino, trova un'autostrada, palleggio arresto e tiro che si spegne sul ferro per l'11 in maglia Supernova. 3 minuti precisi al termine del match del secondo quarto con Battisti. Esce dai blocchi, si attacca bene Avramo che va per terra, tutto normale per gli arbitri, si butta per terra Avramo, attacca il pitturato Tognacci, fallo è in attacco, l'abbiamo visto già dalla partenza con il gomito avanti, preso bene il contatto, la difesa di vicino che recupera il possesso. Credo che ci sia un time out, vedendo dai movimenti della panchina, vediamo se c'è. Abbiamo visto la mattina di Fiumicino muoversi per un time out. No, non c'è time out, c'è time out, ha chiesto time out Maurizio Pasquinelli. C'è time out, ci sono dei cambi in casa a Pesaro con Martinez in luogo di Tognacci. C'è time out, c'è time out, noi andiamo in pausa veloce durante questo time out. Torniamo in campo dopo il timeout, sempre qui dalla EBK Arena, 25 vicino, 32 Loredo, 2.46 all'intervallo lungo con vicino che recupera il possesso. Avramo viene avanti in palleggio, braccato da Maruca, c'è il fallo della difesa di Pesaro di Martinez che spreca il suo fallo fuori, lontano da palla sulla ricezione di Babilozzi. E dunque terzo di squadra per la squadra ospite. La rimessa in zona di attacco per la Supernova con Avramo dentro per Grilli, Biro basso, vuole giocare, arriva quasi l'aiuto alla sporcata sul tiro. C'è, vediamo se c'è la palla a due, c'è la palla a due, diamo la freccia a chi premia. Dovrebbe, se vediamo bene la nostra postazione, dovrebbe premiare Pesaro. Qualche protesta da parte vicino su un contatto ritenuto dubbio, arrivato da dietro, abbracciato. Enigmatica la faccia di coach Pasquinelli. Infatti c'è anche la rimessa, scusate, che premia il possesso della Supernova, 2.29, 7 da recuperare per la squadra di casa, fuori per Grilli, dentro per Martino, va di fisico contro lo scarico, l'attacco al vetro di fallo in attacco. Fallo in attacco per Fiumicino, tutto molto dubbio questo fischio. Difensore in movimento, secondo il mio modestissimo parere. Comunque sanzionano e ci arrichiamo anche alla panchina di Fiumicino a 2.17 dal termine del secondo periodo. Dunque dopo si andrà all'intervallo lungo, riprende Battisti da Maruca. Battisti fuori per Maruca, fuori dai tre punti, dentro per Broglia contro Martino, va di fisico, bravo Andrea Martino a sporcargli il controllo, lui stesso scarica per Lemmi che si perde un attimo la palla, la recupera, canestro importantissimo di Michael Lemmi, recupera la coordinazione, meno 5, Fiumicino che resta attaccato al match, 1.49 da giocare, fuori ancora
per Pesaro, gioca molto perimetrale, vuole pick and roll, fuori per Broglia che fa saltare Martino, va dentro, alza la parabola, c'è l'errore, la stoppata di Babilozzi, la transizione per Grilli, c'è solamente rimessa, dicono gli arbitri, non c'è contatto, non c'è niente. C'è anche qui un richiamo alla panchina di Loreto da parte del signor Collura. A parlamentare Grilli e Maruca in maniera sembra abbastanza civile. Maruca la rimessa. 90 secondi al termine del secondo periodo, 5 di vantaggio, palla in mano per, per Loreto Pesaro. Battisti fuori ancora per Martinez che attacca Lemmi, vuole uno contro uno, chiude bene Lemmi, è costretto a scaricare, ancora il doppio scarico, il tiro da tre punti non va di Loreto, a rimbalzo non c'è taglio fuori, dunque recupera ancora Loreto con Battisti, vuole uno contro uno contro Grilli, precario l'equilibrio, attacca al pitturato, c'è il canestro di Casoni per Loreto, allunga bene il braccio in protezione, gioca a due con Lemmi per Grilli, uno contro uno per Abramo, vuole uno contro uno, esce fuori, cioè Babilozze, 8 secondi, 7 secondi, vuole un che il fallo di Martinez, dunque andrà in lunetta il numero 77, Babilozze andrà in lunetta. Panchina Supernova fanno cenno che c'è ancora giustamente un fallo da spendere. Pronta in lunetta il numero 77 di Supernova che sbaglia il libero. Babilozze sbaglia il libero, ne ha ancora uno per accorciare ancora. E 0 su 2 di Babilozze, corre Martinez, vuole un cost to cost, va a schiacciare, l'errore tecnico a Martinez, probabilmente per qualche parola paradetta all'arbitro, ed è il terzo fallo del giocatore importante, l'ex di turno. Sì, sicuramente fa segno del braccio, prende una chiamata all'arbitro che lo ha subito sanzionato. Errore ancora, 0 su 3 negli ultimi tre tiri per Supernova. Pronta Akbara in questi 31 secondi finali, il luogo di Martino, cambia ancora per Pesaro con Tognacci, il luogo di Martinez gravato di tre penalità, non vuole rischi, coach Stefano Foglietti lo leva immediatamente dal campo. La rimessa di Babilozze subito per Avramov, fuori per Lemmi, scarico per Akbar, anche arriva Avramov per prendere il consegnato, vuole la palla dentro, non vuole, non c'è Grilli, attacca il ferro, dicono palla agli arbitri. Pesaro con 8 secondi per chiudere il tempo. Battisti, c'è il fallo da spendere, lo spende il numero 77 Metornova, ovvero Levan Babilozze. C'è time out, crediamo, sì, di Pesaro per giocarsi l'ultima rimessa. Andiamo anche noi in leggerissima pausa.
Torniamo dopo il time out chiesto dalla panchina della Loreto di coach Stefano Foglietti. 5 secondi, 4 centesimi, rimessa in zona di attacco per Battisti. Vediamo se c'è una serie di blocchi, una serie di tagli. Broglia per Battisti che attacca, palleggia, resta il tiro, se ne va sul ferro, la prende Babilozze. Finisce qua 27 Fiumicino, 34 Supernova, che ha giocato un ottimo primo quarto, un piccolo passaggio poi dall'inizio del secondo. Si va all'intervallo con la Supernova ancora nel match, a risentirci va circa 10 minuti. Palla da solo a livello di voce, a livello di costa.
ma il commento tecnico che... Thank you.
Torniamo dalla EBK Arena, l'incontro con la Supernova vicino a Loreto Pesaro. Pesaro in campo con Broglia, Casoni, Battisti, Maruca. E vediamo il numero, riusciamo a capirlo, Cipriani, Staffieri per Fiumicino, Staffieri, Martino, Babilozzi e Lemmi per la squadra di coach Maurizio Pasquinelli. Al primo attacco è di Pesaro, fuori ancora per Battista, va a tagliare Casoni, Cipriani si stampa sugli aiuti difensivi, quasi un raddoppio, fuori ancora, alza la tripla corta, la palla è gialla, è del Loreto. C'è da asciugare il parquet. La rimessa in zona di attacco per Loreto con Battisti da fondo campo, movimento vediamo in uscita, lob immediato per Broglia, per Maruca, c'è Staffieri con lui, l'uscita dai blocchi, palleggio, arresto e tiro, se ne va sul ferro, lotta al rimbalzo vicino, ma la carambola premia Pesaro con Battisti. Broglia, Battisti attacca al centro dell'area, rimane sulla partenza Abramov che spende il suo fallo in entrata su Battisti per evitare il canestro, solo due liberi. In viaggio in lunetta per il 6 in maglia Loreto, 9:27 al termine del terzo periodo. Alza la prima parabola, segno, solo rete per il 6 in maglia Pesaro. Secondo personale. L'errore, rimbalzo. Si va dall'altra parte, si va in attacco per Supernova, usa le virate per liberarsi di Cipriani. Palla per Staffieri, il taglio basso di Martino. Io basso per lui, vuole uno contro uno, cerca il trovo scarico, recensione non perfetta di Abramov, dentro Martino, anticipato da Broglia, le lunghe leve, Cipriani scarica in transizione, alza la tripla che se ne va sul ferro di Casoni, rimbalzo di Martino, quasi un rischio su Lemmi, va per tergito di Pesaro, tutto ok con gli arbitri, Lemmi la transizione per Abramov, alza la tripla, se ne va sul ferro. E la rimessa è di Loreto con 8:43 da giocare nel terzo periodo, uscita Cipriani, c'è la Stalli Lemmi, nega recezione, la riceve di seconda sponda con Pesaro 1 contro 1, 5 secondi, 4 secondi, 3, Broglia va per terra Staffieri e prende un colpo sul volto Valerio Staffieri. Ancora per terra il fischiano, lasciano correre anche questo tipo di contatto. Non abbiamo visto bene la posizione di Staffieri, se era fuori o dentro lo smile, innanzitutto sarebbe stato oggetto di valutazione di sfondamento difensivo. Staffieri fa segno tutto a posto in maniera molto sarcastica. Eccolo qua, Valerio Staffieri, il guerriero. Va lui, sezione di playmaker, deve sopperire assenze importanti. Lemmi, meno 10, Fiumicino è consegnato ancora per Abramov. Contatti sui blocchi, Lemmi attacca il pitturato, passa uno contro uno, vai con Lemmi! Prova l'autostrada, chiama la difesa zona Maurizio Pasquinelli. Difesa a fronte pari, 2-3, molto adattata da quanto vediamo. Broglia scarica fuori, rivuole la palla dentro, Broglia rimane ancora dentro, la tripla sul ferro, taglia fuori di Grilli, Daniele Grilli che recupera la palla, il possesso per Abramov, in transizione per Staffieri, dentro per Martino, sotto, non vuole uno contro uno, scarico per Lemmi che alza la tripla, Michael Lemmi, meno 4,
Ora fuori per Cipriani, fuori ancora per Casoni, copre bene gli spazi di Supernova, Broglia contro Martino, ancora il tiro da tre che non va, rimbalzo ancora di Lemmi che alza la palla per Avramolla, recupera il possesso e la transizione, Martino da sotto scarica per Lemmi che alza un'altra deriva, spinta sul ferro, Martino va a rimbalzo, fallo sicuramente prima del tiro, 3-2, 3-7, un po' di capricci il tavolo elettronico. Ma finisce attacco, c'è time out per Loreto, un 5-0 targato difesa e Michael Lemmi, insomma 5 da recuperare, 6-56, andiamo in leggerissima pausa. Campo dopo il time out, 6-56, break 5-0 Fiumicino, targato Michael Lemmi, azione da 2 tripla per il meno 5 e rimessa in attacco per la Supernova con Daniele Grilli pronto a rimettere a 6-56 dal termine. Staffieri, il consegnato per Avramov, l'uscita dai blocchi di Grilli per ricevere per un tiro, alza la tripla, Daniele Grilli, tripla per lui, Fiumicino meno 2, break 8-0, difesa ci pare 2-3, siamo in postazione bassa, qui non riusciamo a vedere bene Schiretto, ma ci sembra 2-3 con molti adattamenti. Tiro basso per Casoni contro Lemmi, lo scarico, l'attacco al pitturato, ancora Cipriani che va negli aiuti di Fiumicino, si sbatte contro gli aiuti di Fiumicino e dunque recupero per Staffieri, c'è il fallo, se ne accusa immediatamente il numero 10 Maruca. Rimessa in zona di attacco per Avramov, per Fiumicino, 2 da recuperare, 6-17, attenzione del terzo periodo all'ultimo intervallo con Staffieri, l'uscita di Grilli dai blocchi, arriva il pick and roll con Martino, più basso per lui, mano mancina, attacca al ferro, cerca una linea di passaggio, il taglio molto bello di Avramov, il pareggio, completa il break la Supernova, 10-0, difesa a zona per Maurizio Pasquinelli, Broglia poi in post alto per Casoni, consegnato per Rupil, ancora Broglia che attacca al pitturato, va in virata, Martino gli tocca la palla, dicono gli arbitri, 7 per tirare per il Pesaro, 5-44 per finire il terzo periodo. La rimessa da fondo di Cipriani, pronta all'uscita, veloce di Rupil, invece si va da Casoni che forse pesta la riga, recupera, buona difesa di Fiumicino con Lemmi, Perilli in transizione, alza il tiro, non va per Fiumicino, c'è il fallo di Lemmi al rimbalzo che praticamente cade sopra l'avversario, si prepara per Pesaro Lovisotto per Casoni, dunque alza il quintetto coach Stefano Foglietti, 2-5 in campo, due lunghi per attaccare la zona, vuole fisicità dentro il pitturato, infatti ecco come la posizione alto-basso di Broglia e Lovisotto, vediamo l'attacco alla zona come sarà uscito, Broglia, esce Lemmi, fuori ancora Cipriani, Maruca, c'è Lemmi con lui, uno contro uno, si adatta nella difesa a zona, Lovisotto a segno. Sullo scarico, mano mancina, 2 di vantaggio per Loreto, ma Fiumicino è tornata in piena linea di galleggiamento. Da Staffieri a Lemmi, arresto e tira di Lemmi, da 3, la tripla di Michael Lemmi,
torna in vantaggio. Fiumicino 40-39 a 4-50 lo scarico per Cipriani, che non tira da tre, anche se ha spazio dentro, lo scarica ancora per Broglia. Collemmi vuole la palla dentro per Lovisotto, arriva l'aiuto Martino col piede, con la mano, noi abbiamo detto, abbiamo visto anche noi con la mano. 7 per tirare per Pesaro, non si azzera chiaramente il cronometro, e ci sta anche l'errore, per carità. Cambio fuori Battisti e rientra il numero 7 Cipriani. La rimessa in attacco di Cipriani, fuori per Maruca, vuole il gioco uno contro uno, lo scala ancora per Cipriani che attacca l'area, lo segue Martino sui 24, chiama Pasquinelli lo scivolamento, suona anche il 24, l'arbitro ritengono di no e andrà in lunetta per Pesaro. Cipriani, due liberi per lui, 4-31 al termine del terzo periodo. Pronto Cipriani, due liberi per lui, assegno il primo, pari 40, impatta il punteggio Pesaro su 40, pari. Secondo personale, assegno 2 su 2, 4-0, 4-1 Loredo a 4-29 dal termine del terzo periodo per Lemmi. Staffieri consegnato, ancora cerca lo scarico perimetrale Fiumicino con Abramov che vuole l'uno contro uno per Lemmi, che attacca il pitturato, scivola Lemmi, recupera il possesso con la mano mancina, 4-2, 4-1, una magia di Michael Lemmi da terra. Raccatta la palla con la mano mancina, la deposita nel canestro, uno di vantaggio e ancora zona per Maurizio Pasquinelli. La tocca Abramov la palla, 13 secondi per tirare. C'è cambio nelle file di Pesaro, Tognacci in luogo di Maruca. Rimessa in zona di attacco per Loreto. Attacca Pesaro pitturato, cerca lo scherzo opposto per muovere la difesa, il tiro da tre, c'è taglia fuori di Staffieri, c'è il fallo in attacco di Broglia, gran taglia fuori di Valerio Staffieri, giocatore abituato anche a fare da fuori in altri palcoscenici con gente molto più grande di lui, gesto tecnico da applausi. Martino Staffieri, zona anche Pesaro, sembra una 3-2, no, si adatta subito in 2-3 il primo passaggio. Martino trova spazio per attaccare, adesso col passo d'incrocio, l'errore purtroppo, sembrava tutto bello, tutto fatto, invece c'è l'errore di Martino, la tocca Grilli, 3-25, 18 sui 24 per tirare per la Loreto. Fuori ancora Cipriani che vuole l'attacco al pitturato, Rupil arresta il tiro, l'errore, va a Staffieri da centro a prendere il rimbalzo al centro dell'aria. Valerio Staffieri alza la dripla, purtroppo si spegne sui ferri, Martino lotta a rimbalzo. Il consulto arbitrale, palla bianca dicono, 3-0-9 con... crediamo 14 da giocare sui 24, infatti viene resettato il cronometro a 14. La rimessa da fondo di Grilli. Pronto Didù sul cubo dei cambi per Maurizio Pasquinelli. Avramo attacca il pitturato, scarica per Lemmi che alza il tiro a segno, ancora Lemmi, 10 consecutivi per lui. Più 4 supernova, il buco al centro dell'area con Lovisotto, canestro e fallo per Pesaro, andrà in lunetta il centro della Loredo con la maglia numero 3.
4-4-4-3 dentro di Du, Vari, Bosare, Avramov. 2-48 alla penultima sirena. Pronto Babilozzi, il luogo di Lemmi, vanno a riposare vicino con le rotazioni molto corte, causa assenze, fortuni, e più chi ce ne ha ne metta. Lunetta per Lovisotto, un aggiuntivo per lui. L'errore la prende Babilozzi, mantiene un punto di vantaggio Supernova. Vediamo se continua la difesa zona di Coccia Foglietti. Sì, molto alta con Lovisotto che va a fare quasi il pendolo alto-basso. In angolo per Babilozzi, alza il tiro, l'errore, non c'è canestro. C'è la palla nelle mani della Loredo, chiude bene, chiude il contropiede questa volta molto bene Supernova. Attacco, palleggio, arresto e tiro, il fallo di Babilozzi. Due liberi per il numero 1 Rupil. 2-22, 1 di vantaggio per la Supernova. Alza la parabola Rupil a segno. Ancora uno per lui. Si schiera la difesa, lo Pesaro rinuncia, addirittura un rimbalzista. A segno Rupil per il controsorpasso. 4-4-4-5 con Staffieri. Cerca e trova Didù per Staffieri in angolo, per si ribalta ancora in angolo per Didù, alza la tripla, il capitano di oggi, Pier Didù, tripla per lui, contro sorpasso, 37-45 per la Supernova. Ribalta Pesaro, attacca il pitturato, perde un po' di equilibrio ma lo recupera in maniera perfetta per il pareggio Loredo a 106 secondi al termine del terzo periodo. Aria Martino per Staffieri, si ribalta per Didù, dentro non c'è la palla, dentro che non c'è un lungo di ruolo, c'è Martino che va a gioia di sponda, la prende molto bene sotto le plance, chiamano il fallo la panchina Supernova su Martino. Non sono dello stesso avviso gli arbitri, fuori. Cognacci alza la tripla, si spegne sul ferro, la prende Grilli che vuole correre, l'appoggia per Staffieri che trova spazio, non attacca il ferro, rinuncia e vuole gioco ragionato. Fuori per Didù, ne alza un'altra sorta e spegne sul ferro la tripla di Didù a 64 secondi al termine del terzo periodo. Lovisotto dal post alto, l'errore, la palla va nelle mani di Staffieri. Un fallo della difesa di Pesaro, forza il blocco Rupil e commette fallo. Terzo di squadra ancora per Loredo, rientrano Avramo e Akbara in luogo di Martino e Staffieri. Quarto adesso per Loredo. La rimessa in attacco per la Supernova con Avramov, con Bozzi Daramaro, Avramov per la rimessa, l'uscita dai blocchi di Babilozzi, nessuno porta blocco, deve allargarsi il 77 in maglia bianca per Guerrilla, arriva subito Akbara a bloccare, vediamo se c'è la rullata, eccola qua per Akbara. Frazione di passi dicono gli arbitri. ...34 secondi e 8 centesimi, perfetta la parità sul 47 pari alla EBK Arena, prima partita ufficiale nel nuovo impianto. Ancora zona per Maurizio Pasquinelli. Cognacci, il consegnato, lo riceve, lo si ribalta da Broglia per Rupil che attacca al ferro. Broglia da 3, da 2, palleggia, arresto e tiro, l'errore, non c'è, taglia fuori, la prende Lovisotto. Il vantaggio centrimetrico viene sfruttato in questa occasione. 7 secondi, 6,
5 per tirare, 4, 3, Fabilozza alza la tripla, si spegne sul ferro, 4-7, 4-9, ultima, penultima sirena, ultimo intervallo, si va all'ultimo tempo, 2 minuti di pausa anche per noi. Torniamo in diretta dalle BK Arena per l'ultimo quarto della gara che oppone la Supernova Fiumicino, Loreto Pesaro, 4-7 Supernova, 4-9 Loreto. E dunque partita equilibrata fino a questo momento. Supernova gravata di assenze per infortuni, per altro modo, insomma, sta, diciamo, lottando in maniera ineccepibile ed è ancora là nel match. Attacca al ferro Babilozze, usa il vetro, non c'è l'errore purtroppo per Supernova, la rimessa è di Loreto. Riparte Pesaro con Battisti. Cipriani provoce blocchi, passa in mezzo. Avramov barra a cambiare. Lovisotto, la rubata di Avramov, cerca una linea di passaggio, la trova in Grilli, passa la metà campo con Babilozza, ancora per Avramov, sale Akbara a bloccare in dietro schiena, Akbara attacca il ferro, peccato, buona idea, palla si spegne sul ferro purtroppo per il 2 in maglia Supernova. Riparte Pesaro, fuori per Martinez, dentro per Lovisotto contro Grilli, si ribalta bene la palla Pesaro ma non trova linee di passaggio, lo scarico per Casoni, rimane Avramov dietro al blocco, meno 4, errore difensivo questo di Idu. Fuori per Babilozza, arriva l'uscita di Grilli, ancora Avramov fuori dai tre punti, arriva il medel blocco di Akbar, attacca il pitturato Avramov, alza la parabola, anche sfortunato il tiro, la palla è ancora nelle mani della Loreto con 8 e 24 al termine. Riparte Loreto, 4 di vantaggio per la squadra marchigiana. Il taglio di Lovisotto, prende posizione contro Martino che lo spinge via, fallo di Martino da dietro che usa le braccia di uno degli arbitri in maniera non troppo legale.
la rimessa di Pesaro davanti alla nostra postazione con Battisti, prova a uscire, blocchi verticali, ancora l'uscita, non c'è niente per Lovisotto con il gancio, il tap out vincente di Casoni. Lovisotto, l'errore, Casoni, il fallo di Babbi Lozze, ritengono gli arbitri, fallo di Babbi Lozze, colpo. Andiamo a vedere la paletta, è il quarto fallo del giocatore. Due liberi per Casoni, a segno il primo, 5-2-4-7 credo sia il punteggio. Ancora libero per Casoni, due su due, c'è cambio in casa Supernova, fuori Babbi Lozze, grado di 4 metà dentro Staffieri. Tabellone non aggiornato secondo il mio modestissore, infatti adesso non è aggiornato. Credo ci sia qualche problema al tabellone. Secondo me è 47-53. Sperando che il tabellone va. Time out per gli arbitri in attesa di risolvere il problema al tabellone. Andiamo anche noi in pausa. Torniamo dalle Big Cup Arena, time out per gli arbitri che hanno, dopo, con cui hanno sistemato il problema al tabellone. Punteggio con 4-7 Supernova, 5-3 Loreto. Staffieri, gioco pugno per Martino, si movimenti lontano da palla di Grilli che riceve per Avramov contro Battisti, si ribalta da Staffieri, ribalta ancora, non c'è la palla dentro, Grilli che attacca lui il ferro cadendo sul fallo, sul probabile fallo, ma l'arbitro dicono di no, diciamo gli è stato levato l'appoggio. La rimessa in zona di attacco per Supernova, 6 da recuperare, 7-36. Staffieri alza la tripla sulla sirena, c'è infrazione, 24 secondi. Infrazione 24 dal tavolo, troppo veloce secondo coach Pasquinelli. Ancora Pesaro in attacco, 7-26 da giocare. Cipriani in uscita, da 2 il tiro. L'errore, Akbara non fa taglia fuori. E Martinez gli prende, Didu, scusate, Martinez. Casoni, la recupera Didu, molto buona questa volta la difesa di Supernova con Grilli che va dentro, l'arbitro non fischiano niente, arriva Martino, pulisce, rimbalzo, canestro del, scusate, del meno 4, bravissimo Andrea Martino a pulire rimbalzo. Martinez fuori da 3, giro palla di Loreto, Martinez posizione di 4, 1 contro 1 con la mano mancina,
movimento da applaudire, fondamentali impeccabili dell'ex Supernova. Staffieri perde la palla sulla pressione, la stoppata di Staffieri, mastodontico Valerio Staffieri, dentro per Grilli, c'è il fallo della difesa, chiedono l'antisportivo dalla panchina Supernova, non sono dello stesso avviso gli arbitri, cambio in casa Supernova, fuori di due, dentro Lemmi. Grilli, lunetta due personali, confabula con gli arbitri, forse chiedendo l'antisportivo, non sono dello stesso avviso la coppia arbitrale. Grilli dalla lunetta, l'errore sul primo tiro. Grilli per il secondo, a segno, meno 5 Fiumicino. Difesa ancora zona chiamata da coach Pasquinelli. Fronte pari per la Supernova. 2-3 con Martino centrale a fare il 5 praticamente. Stacca Pesaro con i blocchi. Martinez alza la tripla, l'errore. Lemmi a rimbalzo, c'è fallo a rimbalzo di Casoni che spinge Lemmi. La rimessa è della Supernova, fallo subito. E rimessa, secondo di squadra, cambio nelle file. Pesaro, rientra Broglia in luogo di Martinez. 6 minuti e 4 secondi al termine del match. Martino la porta lui adesso avanti in ipotetica posizione da 5 in questo quintetto. Molto perimetrale chiaramente i movimenti della Supernova in questa situazione. Martino dai tre, attacca il ferro, l'errore di Martino, peccato, balla sul ferro, esce fuori. Sempre 5 tre ore per la Supernova con Pesaro in attacco, 5 minuti 33 secondi al termine. Ancora fuori, arriva il piccarolle con Broglia, fuori ancora la spizzata di Grilli. 7 secondi, 6 secondi, 5, 4, 3, la tripla del Loreto, l'errore, salta Lemmi, prende rimbalzo, pulisce l'aria, 5 da recuperare, Lemmi vediamo se attacca l'area, ci ripensa, fuori per Grilli che guadagna il centro dell'area, trova la chiusura di Pesaro, Avramov per Martino, vantaggio mismatch. Andrea Martino, dalla spazzatura come dicono quelli bravi. Meno 3 Supernova e gara ancora in bilico, assolutamente. L'uscita di Tognacci, fuori per lui, arriva il blocco di Casoni, va a cambiare anche contro la zona, soprattutto Maurizio Pasquinelli, attacca Tognacci il centro, il muro di Martino, 3-2-1 sui 24, l'errore in balzo di Avramov, fallo di Tognacci. Buona, buonissima la difesa della Supernova zona in questa situazione. Cambio nelle file di Pesaro. Maruca in luogo di Cipriani. C'è time out chiamato da Loreto Pesaro. Noi andiamo anche noi in leggera pausa.
Torniamo 4-27, 3 da recuperare, palla in mano per la Supernova. Arriva Martina a bloccare, Abramo si allarga, attacca al centro dell'area, scarico per Lemmi. Meno 1 Supernova, Michael Lemmi strepitoso in questa seconda metà del match. Meno 1. Broglia, fuori ancora, un po' ritardo Lemmi, chiude ancora, Broglia. Poi 1 contro 1, 8 secondi contro Martino che tiene di fisico, scarica ancora, 4 secondi, tiro da 3 punti, chirurgico di Pesaro con Battisti che riporta a più 4 la squadra ospite con 3.43 sul cronometro da giocare. Abramov alza anche lui la tripla che se ne va sul ferro. 3.31 ancora, delle speranze di rimonta Supernova. Ancora difesa schierata di Pasquinelli, Broglia contro Martino. Fuori ancora, attacca al pitturato, c'è il fallo di Staffieri, dicono gli arbitri. 2 liberi per Pesaro con Maruca in lunetta. 3-17 al termine del match. Alza il primo tiro. A segno 5-9-5-4. Pronto il secondo personale. L'errore non fa taglia fuori Lemmi. La prende Casoni. Broglia. Dentro per Casoni, attacca al pitturato, step back da 3 punti, va sul ferro, non la prende Fiumicino, rimbalzo, la prende Pesaro. 6-1-5-4, 2-52. Lemmi un po' sbasso, si ribalta per Abramo che alza la tripla sul ferro. La rimessa di Loreto, 3 falli a testa, 2.40 al termine del match, 7 punti da recuperare di Loreto. 2.40 in campo, palla in campo per Battisti, cerca le uscite, Tognacci sui blocchi, Abramo rimane bene con lui, ancora fuori. Vuole il gioco di sponda, ma Maruca dai, fuori dai 3 contro Martino. Ancora attacca il pitturato. Si lamenta Staffieri del colpo subito davanti alla nostra postazione, prende un fallo tecnico. Un libero per il tecnico combinato a Valerio Staffieri, c'è sospensione nel di Loreto Pesaro e noi andiamo anche noi in pausa. Fallo tecnico combinato a Valerio Staffieri e dunque libero per Maruca. L'errore, la rimessa è bianca. Staffieri pronto per la rimessa, l'errore, rimane più 9 per Pesaro con gioco pugno, fuori ancora per Lemmi,
gioco tutto perimetrare l'attacco. Avramo per Valerio Staffieri. Staffieri cerca Martino, non c'è la sponda per Lemmi, arriva adesso la palla a Lemmi, quasi raddoppiato, trova spazio per suo uno contro uno, attacca il Ferro Grillo che si scontra con un suo compagno. 108 secondi al termine, 9 di vantaggio per Loreto. Un basso per Broglia contro Lemmi, scontro fisico che punisce la difesa Supernova. Andrà a lunetta Broglia. Cambi in casa Supernova, fuori Lemmi, dentro di due per alzare la pericolosità perimetrale. Broglia dalla lunetta, 194 secondi al termine. L'errore del 18 in maglia Loreto. Solo rimbalzista per Pesaro per coprire meglio il contropiede. Assegno il secondo di Broglia per il punto numero 6-4 più 10 Loreto a 90 secondi dal termine con Didu. Fuori per Grilli, attacca al pitturato, sceglie di andare da Martino. L'errore sul disturbo della difesa marchigiana, 77 secondi. Gioco corna chiamato da Pesaro, fuori per Casoni che va a giocare l'end-off. Ribalta, gioco di la stoppata di Staffieri, ancora mostruoso il 16 in maglia Supernova. Fuori per Didu che alza la tripla! Meno 7 Fiumicino, ma solo 50 secondi purtroppo. L'attacco di Pesaro chiaramente a bruciare più secondi possibili. Broglia per Maruca, vuole uno contro uno, Staffieri lo tiene, ribalta ancora, attacca al pitturato Pesaro, bellissimo lo scarico per il canestro di Casoni che chiude probabilmente il match con 9 di vantaggio. Avramov. Col palleggio, non vuole il blocco di Duval, uno contro uno. C'è il fallo della difesa di Pesaro. 15 secondi e 3, andrà a lunetta. Avramo per due personali, gara in archivio ormai. Buona prestazione della Supernova che chiaramente fa anche ammenda delle tante assenze. Cominciare dal capitano Andrade Baldi, a Eugenio Fanti, alle ultime uscite anche per motivi extra basket, chiaramente tutti hanno dato il loro assolutamente. Ci sarà da giocarsela sicuramente nei playoff. Faramo fa segno il primo, pronto per il secondo, a segno 60-66. Decidono di non giocare Loreto, finisce qua, cronometro è fermo. Cronometro è fermo, ma si decide di non giocare, no? Cosa è successo? Non si sa. C'è un altro fallo tecnico? Probabil no, due tiri, c'è un fallo a difesa Supernova. Maruca in lunetta. Segno il primo, 6-7-5-9. Ora il Maruca, Martino per Staffieri, ancora Martino, 10 secondi, 9 di due, alza un'altra tripla che non prende il ferro, 5 secondi e gara in archivio. 4-3-2-1 finisce qua, vince Loreto 6-7-5-9. È tutto dalla EBK Arena, a risentirci per le prossime gare interne della Supernova.